Buonasera e benvenuti in questo nuovo video gameplay su Coromon, questo gioco molto simile a Pokémon in cui siamo ora nella valle, eravamo nel deserto di Vostin ed ora siamo nella valle di dell'Alba, ecco appunto, non ricordavo il nome. Eravamo arrivati qui nello scorso episodio e ci eravamo fermati perché ho detto che okay, no, abbiamo fatto un'ora di episodio nel deserto di Vostin e questa sembra essere un nuovo evento, sembra essere una nuova zona, quindi facciamolo nel prossimo episodio. Ed ora siamo qui, pronti, freschi e carichi per farlo. I nostri Coromon invece non sono molto freschi perché abbiamo tre membri della squadra esausti, mentre tre a cui ho dato delle torte per essere curati. Direi di mandare in campo per primo Aroara e vedere un po' come va questa zona qui. Non so se ci sarà da combattere oppure no. Spiegamelo ancora, non ha senso quello che dice. Questa è l'ultima volta che lo dico. Dig and Company ha in programma di occupare il vallone dell'alba per un arco di tempo indefinito. Fino a quel momento nessuno potrà entrare. Che stupidaggine, cosa sta succedendo là? E va bene, non mi lasciate altra scelta. Vado a trovare delle risposte da Alon in persona. È lui Alon? Si può fare. Cos'è tutto questo trambusto? Alon, come hai potuto chiudere questo posto? Questo è il sito più proficuo di tutta Darudik, per te e per me. Le mie ragioni per aver occupato il vallone dell'alba non sono affari tuoi, signorina. Signorina? Alon, ci conosciamo da anni. Che ti sta succedendo? Sono sicuro che le mie guardie onnare respingeranno eventuali intrusi. Sta parlando al contrario, è come i Vuboniani, quegli alieni che abbiamo visto in uno degli scorsi episodi. Sono sicuro che le mie guardie respingeranno eventuali intrusi. Sta parlando, ma le guardie non lo capiscono. Ok. Avete sentito Alon? Non entra nessuno. Ma che succede? Il vallone dell'alba è davvero interdetto a tutti? Anche io devo andare di lì. Attenzione, le è venuta un'idea e se ne va. Mi sa che dovremmo seguirla, però noi parliamo anche a loro. Ogni minuto in cui non possiamo scavare così tanti profitti semplicemente spariti, caput, svaniti. Incazzato Rick. Devo dare un'occhiata al mio contratto di Gant Company. Forse c'è una clausola per farci risarcire quando il luogo di lavoro non è raggiungibile. Ok. Quindi no, si deve andare ancora avanti, mannaggia. Allora, proviamo a far così come prima cosa. Torniamo indietro e usiamo un revitalizzante, un frammento di fenice su Fiddly. È importante, perché così possiamo battere il Coromon che è là ad aspettarci, ok? Il Coromon impazzito. Andiamo a battere lui per prima cosa, che è da questa parte, nel deserto di Wulstin. Qui avevamo bruciato le piante, qui c'è un'altra guardia che non ci lascia entrare nella tenda, ma qui c'è, questo allenatore l'abbiamo già battuto, un Coromon appunto in grado di... un Coromon ribelle, diciamo, che attacca gli umani, eccolo. Vai, proviamo a batterlo. Dovrebbe essere di tipo terra questo. Skuldra. Potente? Umidificatore? Beh, ma a livello 21, ma in realtà non è così particolare. Cioè, spruzzo e addio. Sì, guardate che danni. Ok. Fiddly si prende i suoi punti esperienza. E non è servito a niente. Aia. Cioè, davvero non c'è niente qui? Boh, va bene. Ma allora mi chiedo a questo punto, continuo a prendere cactus, mi chiedo a questo punto cosa abbia visto quel tipo, che poi se n'è andato tra l'altro. Non è nemmeno qui in questa zona. Boh, va bene, ok, abbiamo fatto questa cosa completamente secondaria. Forse avremmo potuto catturarlo, ma non è un problema, abbiamo già catturato quel Coromon se non sbaglio. O forse no. Vabbè, in caso possiamo far evolvere qualcuno che abbiamo catturato.
Andiamo da questa parte. Ok, una scintilla. Dovrebbe essere di tipo terra. Controlliamo, eh. In caso. Ah, mette uragano dopo. Ok. Sì, di tipo terra. Essendo che l'ha messo dopo, la mia tempesta se n'è andata. Niente, oh, cioè. Fallisce spruzzo, va bene. Ok. Faglielo un'altra volta e addio. Buono, ha molta difesa questa scintilla. Però i punti esperienza se li prende. Voglio allenarlo questo Fiddly, è fortissimo. Magari se riuscisse ad imparare anche delle altre mosse interessanti. Qua c'è qualcosa. Spinner argentato. Io vi ricordo tra l'altro che sono in blind. E vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, di iscrivervi e di condividerlo. Essenza nefasta, ok. Se vi sta piacendo la serie, ovviamente, fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando. Qui non c'è niente e si prosegue. Niente, questo, i dungeon qui sono lunghissimi. È qualcosa che non ha alcun senso, sono davvero lunghi. Poi andiamo da questa parte, strumentino, nemmeno l'ombra. Aia, cactus del cavolo. Ok, qui forse? No, nemmeno. Magari nelle casse ci sono gli strumenti, neanche. Andiamo da questa parte, di qua si può risalire. Qui c'è qualcosa che sta bollendo in pentola, eh. Prendiamo questo strumento prima di tutto, spinner normale, va bene, fa sempre comodo. Allora, poi, da questa parte c'è qualcosa? Nada. L'uso illegale di radiocomandi per capsule di perforazione è vietato dalla legge di Darudic. La violazione di questa legge è punita con 6 mesi di carcere e una multa di 100.000 pezzi d'oro. Wow. Quanto è complicato, forse è meglio non usare il radiocomando. Sì, anche perché se ti multano poi sono cacchi amari. Ah, strumento. Oro, va bene, 250 di oro, niente di che. Continuiamo a controllare qui la zona. Non, lì sembra esserci la città, quindi parliamo con lei. Cecil. O Cecil, anzi. La mia capsula di perforazione è piena zeppa di zori, che bello. Che bel bottino, riuscirò a costruire una bella piscina con questo. Ah, parlo, fa solo così, ok. Cecil, sei tu? Se disturbi di nuovo il segnale della mia capsula di perforazione, ti tolgo la tua parte. Fai un passo indietro, per favore. Ok, sono tutti qui a fare questa roba dalla capsula, insomma. A questo punto noi possiamo salire di qua. Di qua cosa c'è? Cosa c'è? Strumentino? Sì. Frammento di fenice. Oh, buono. E qua a questo punto avrei potuto anche non resuscitare Fiddly. È stato completamente inutile. Questa dovrebbe essere la città. Noi dovremmo poter entrare qui. Andiamo, eh. Penso di sì, ormai. Alto là. Per ordine dell'esimio Alon, tutti i viaggiatori diretti a Darudic devono pagare un pedaggio di 100 dollari. Ma neanche per sogno. Ah, non puoi proprio entrare. Cioè, devi proprio pagare 100 pezzi d'oro. Grazie della collaborazione. Ma vaffanculo. Allora via di qui, grazie. Ma che stronzo è? Vabbè. Psst, ehi. Ehi tu con il guanto, ehi. Guarda come ti parla restando alle spalle. Qui, accanto alla panchina. Cammina verso di me in modo naturale. Cerca di non destare sospetti. Bene, così si fa. Ti ho osservato nel deserto. Tu vuoi andare al vallone dell'alba e io, come te, voglio raggiungere il vallone dell'alba. Forse ho un'idea su come possiamo raggiungere il nostro comune obiettivo, ma potrebbe essere rischioso. Non posso spiegarti tutto ora, questo non è un posto sicuro. I muri di Darudic hanno le orecchie in questa parte della città. Vieni a cercarmi alla casa della mia squadra. Si trova esattamente a ovest di qui, a ridosso delle mura cittadine. Il tempo è prezioso, quindi muoviti. Ok, buono. Abbiamo raggiunto Darudic, quindi. Possiamo. Mi scusi? No, dai, non dimmi che devo pagare. Madonna. Per ordine dell'ennesimo Alon serve un pass per Darudic da 500 pezzi d'oro per entrare al centro addestratori. Ne vuoi acquistare uno? Va bene, oh. Cosa ti devo dire? Pass per Darudic.
Ok, curiamoci. Mi fa pagare anche la cura? Mi fa pagare anche la cura dei Coromon? Ole. Avevi già effettuato l'accesso a Coronet? Sono stato in grado di lottare con i miei veri amici in un'altra città. E era come se fossero lì, proprio di fronte a me. Poter sentire gli spinner nella mia mano e assaggiare la dolce, dolce vittoria. La tecnologia è arrivata così lontano. Coronet è una meraviglia dell'ingegneria umana. Ok, questo ci spiega il multiplayer, praticamente. Kerrin, al piano di sopra, ha appena finito di trasferire tutti i miei Coromon negli spinner dorato. Ora posso sfoggiare il mio gioiellino abilitando nuovamente le impostazioni in mostra di spinner stilizzati. Vabbè, non mi interessa, sinceramente, mettere i Coromon negli spinner dorati. Anche perché ce n'ho già uno ed è il mio starter. E preferisco che rimanga così. Oro? No, mossa istantanea, occhio ipnotico. Ok. Salve. Posso rubare qualcosina? No. Nada? Nada de nada? Ok. Il trasferimento tra spinner è un nostro diritto. Combattiamo il sistema con tutte le nostre forze. È una melodia accattivante. Cosa significa? È la colonna sonora della ribellione. Sto lottando per i diritti dei ricercatori duellanti ovunque. Allora, cosa fai esattamente? Ho escogitato una tecnica per trasferire i Coromon da uno spinner all'altro. Una caratteristica che il grande uomo dietro agli spinners non ha ancora avuto la lungimiranza di aggiungere. Il processo richiede un po' di tempo, ma è solo per garantire che il tuo vecchio spinner possa essere riutilizzato. Quindi è quello che faccio qui, combatto il sistema, giorno dopo giorno. Fammi sapere se vuoi combattere anche tu il sistema spostando il tuo Coromon su uno spinner nuovo di zecca. Proviamo a farlo, dai. Quindi vuoi trasferire uno dei tuoi Coromon su un nuovo sfavillante spinner? Sì, vediamo quanto costa. Allora, spinner scambiante. Ah, ok, va bene, interessante. Ah, potrei mettere lo spinner sabbia. Perfetto per creare il Coromon tipo sabbia. Digmo. A Dugterra, volevo dire. Ah, questa combinazione è piuttosto difficile. Ti costerà il doppio. Ma perché? Beh, ti costerà il doppio, quindi 1500 oro. Vuoi procedere con il trasferimento di Dugterra? Sì. Ok, ha lasciato la squadra. Perfetto, ti farò sapere quando sarà finito. Ok, così almeno proviamo anche questa feature di Coromon. Ok, non voglio usare il box per adesso, mi vanno bene questi Coromon che ho nella squadra. Come fanno a essere gratuiti i centri addestratori di altre città? Come guadagnano? Mi sfugge. Ti sfugge tanta roba, ti sfugge. Ok, devo pagare anche per piantare i frutti? Così giusto per sapere. Piantiamo i frutti giuba. Sono ottimi da dare ai Coromon. E magari anche un frutto bear. Vai. Vediamo se posso prendere uno strumento. Ah, trovato strumentino. Ok, 300 di oro. Perlomeno mi ripagano un po' delle spese che devo fare qui. Dovrò pagare anche per entrare nel market? Probabilmente sì. Piantiamo un altro frutto giuba. Vai. E qui non si trova nulla, vero? Tu cosa vuoi? Levati di mezzo, cittadino. Non c'è niente da vedere qui. Posso entrare, quindi? Beh, sì, posso entrare. Eccoti! Per favore, entra! Sei qui per goderti le meravigliose terme e tempesta di sabbia di tutto Darudik? No? Ottima scelta! Per favore, prendi degli asciugamani. Ok, al tuo servizio. Indossa questi quando sei nella spa. Asciugamano, ok. Sono 50 d'oro, per favore. Buon relax. Ah, me li ha presi. Non ho avuto scelta io, eh. Cioè, me li hanno presi loro. Boh, va bene. Sarebbe bello se potessimo rubare dei gold qui dentro. Però mi sa di no. Ah, aspetta. No, ho già con me un asciugamano. Di qua posso prendere qualcosa? No. Beh, indossiamo l'asciugamano. Mi raccomando, indossa indumenti appropriati alla spa. Sì, vai. Indossa tutto. Chissà cosa serve entrare qui dentro. Ah, c'è uno strumento. Spruzzo. Beh, spruzzo non è male. Però abbiamo Coromon fisici d'acqua. E senza eterea, buono. Ah, essenza nefasta. Ci sono un po' di oggettini qui dentro, eh? Salve signorina.
C'è un tizio nel retro della spa che vende qualcosa chiamato Sol Soda. L'ha sponsorizzata piuttosto bene. Era piuttosto vago al riguardo. Ha detto che c'è qualche ingrediente speciale che la rende così rinfrescante. Mi chiedo cosa potrebbe essere, o sta semplicemente vendendo sali da bagno? Boh. Deegan Company è piuttosto generoso se ci pensi. Sì, noi facciamo il lavoro duro, ma pagano molto bene i lavoratori qualificati. Questo è un sogno, amico. Lavorare un paio d'ore, fare soldi e poi trascorrere il resto della giornata qui alla spa. Sì, questa praticamente è una. È la città della critica al capitalismo. Cioè, quello è. In Coromon. Posso entrare? Non posso nemmeno entrare nell'acqua, ma scusa. Va bene. Andiamo sul retro, va. Salve. Sol Soda, venite qui a prendervi una rinfrescante Sol Soda. Cos'è? In pratica è acqua termale, ma ghiacciata, portatile, così puoi fartene un sorso e rinfrescarti quando vuoi. Puoi farci quello che vuoi, versartela sui piedi, sciacquartici il viso, versartela sui piedi, sciacquartici il viso, ed ecco il modo con cui superare il ponte di sabbia rovente. Nessun deserto sarà mai troppo caldo con Sol Soda, nemmeno le famigerate sabbie ardenti. Non importa dove ti trovi, quest'acqua effervescente ti rinfrescherà di sicuro fin nell'animo. Venite qui a prendere una rinfrescante Sol Soda, compriamola. Costa, eh? Compra. Compriamone una. Vuoi utilizzare uno dei tuoi coupon? Non ora. Alla prossima. Posso prendere qualcosa qui? Ah, fanghiglia. Ok. Non è una mossa troppo potente, in realtà fanghiglia, quindi va bene. Non insegnerò un Coromon. Fruttoras, ok. E qui si può piantare, vai, pianta. Un altro frutto giuba, vai. E qui non si può fare più nulla. Sì, finito. Allora, io per sicurezza compro un'altra Sol Soda, ok. Nel caso in cui la prima dovessi sprecarla in qualche modo. No, non voglio usare un coupon, grazie. Per non dover poi ritornare qui. Anche perché non so come si usi effettivamente nel gameplay, non so se debba chiedertelo lui, se si usi in maniera automatica quando raggiungi il massimo del calore. Non ti so dire, quindi meglio far così. Questi corrono insieme. Mio padre ci ha trascinato qui per farsi una scorpacciata d'oro, ma questa città è il posto più noioso del mondo. Oguz e io dobbiamo usare un po' di creatività per spassarcela un po'. Poverino, piange. Dovrei parlare con Ozul però. Vediamo se riesco, eh. Oh, sì. Ciao, ricercatore duellante. Hai visto per caso uno Skuldra un po' speciale nel deserto, certo? Io e Salim l'abbiamo rallegrato con un bel sorriso disegnato con il pennarello. Infatti aveva una faccia disegnata sopra, ma è scemo. E niente. Ecco perché era incazzato quel Coromon. Set... O meglio, set. Cercare gemme è più dura di quanto pensassi. Che faccio? Dovrei tornare dentro e prendere la scavatrice dorata? Mi sa di sì. Mi sa che dobbiamo prenderla noi la scavatrice dorata, eh? Mi sa proprio di sì. Andiamo, va. Questo è il Pokémon Market, cioè il Coromon Market. Buongiorno, compare. Salve, Karim. Musa. Non essere timido, fatti avanti. Devi essere qui per noleggiare una delle nostre scavatrici di Ganko. Hai già scelto quale ti piace di più? La scavatrice argentata o la scavatrice dorata? Una scavatrice. Esatto, le scavatrici che offriamo qui possono rilevare e scoprire qualsiasi cosa di valore nascosta sottoterra. Inoltre puoi usarle ovunque, non solo all'aperto. Con la loro tecnologia puoi scavare buchi estremamente piccoli da cui estrarre gemme senza danneggiare i pavimenti. Per questa ragione amiamo chiamarci Dig & Co, l'agenzia del futuro. Queste scavatrici devono essere molto care. No, assolutamente. Questi equipaggiamenti sono completamente gratuiti. Chiediamo solo una piccola commissione sui tuoi guadagni. Gratis? Ma li prendo tutti. Questo è l'entusiasmo che cerco. Dai uno sguardo alla varietà e ai tassi di commissione dei modelli su questi scaffali. Il mio collaboratore Malalai, nella sala principale, comprerà le tue gemme se ne trovi qualcuna. Buona ricerca. Ok. Diamo un'occhiata, eh. La scavatrice dorata, un'esperienza di alto livello. Paga una commissione del 40% su tutte le gemme trovate. Vuoi usare questa? No, vediamo invece questa.
una commissione del 20% su tutte le gemme trovate. Beh, se cambia solo la commissione. Ho paura però che non cambi solo la commissione. Ho cominciato a vendere gemme online quando ero solo un ragazzo. Quando ero solo un ragazzo. Guardami ora, sono un uomo di successo. Va bene? Contento te? Posso rubare qualcosina qui? Sono così luccicanti, ma non mie. Va bene. Rimanete al sicuro, quello è il cavo dove sono tutte le gemme, però qui trovo lo spinner, ok. E qui un altro oggettino. Torta di ghiaccio, ok. Benvenuto alla Dig & Co. Casa d'aste, dove cerchiamo nel mondo una nuova e lussuosa casa per i tuoi tesori. Come va la nuova scavatrice? Prima di andare a scavare, dai un'occhiata a questo opuscolo, per favore. C'è tutto quello che hai bisogno di sapere per la ricerca di gemme a Velua. Oh, così forse vediamo, eh. Ti offriamo la nostra, okay, la nostra vasta rete di persone in tutto il mondo. Investi qualche anno per ottenere la tua certificazione di operatore perforatore e tuffarti in profondità. Oppure usa una delle nostre pale perforatrici per scoprire ogni gemma nascosta nel terreno poco profondo. Ne varrà la pena. Guadagni dopo la commissione. Allora, per gemma piccola, appunto, guadagni di più con quella. Con quella d'argento, non d'oro. Cioè, esse starebbe per silver, G per gold. Infatti, boh, è stupido non prendere quella gold. Cioè, non prendere quella silver. Non capisco quale debuff tu possa avere. Quale svantaggio tu possa avere non prendendo quella d'oro. Prendendo quella d'argento, scusami, eh. Vai, sì. Ok. E mo come si userà? Allora, vediamo un po', eh. Borsa, no, conquiste qui, va bene. Ogni 10 lotte vinte, classico. Però vorrei vedere nella borsa. Oggetti. In strumenti base, immagino. Scavatrice, usa. Usa una pala con un piccolo raggio di rilevamento gemme. Ah, ok, cambia il raggio. Nessuna gemma. Ok. Va bene, quindi quella d'oro ha più raggio, però pagano di meno. Torta piccante. Continuiamo ad esplorare, eh. Salve. Torte, deliziose torte appena sfornate per i tuoi Coromon. Però qua costano molto di più rispetto a qua in altre zone. Vaffanculo, va. È proprio qui, frutta freschissima, i tuoi Coromon la ameranno e sarai felice di vedere quanto gli piacerà. Costa un botto tutto. Eh sì, ciao! Guarda, te ne do subito questi soldi. L'unico che mi potrebbe interessare sarebbe il frutto bear per l'esperienza, ma per adesso anche no. Però qui posso piantare. Anche piatto altri frutti bear. Anche qui. Frutto bear, pianta. Buono. Posso rubarchiare qualcosina qui? No, è vero. Sarebbe anche scortese. Entriamo in questa casetta, vediamo cosa c'è. Salve, tutto contento. Ho trovato un posto, ho trovato un posto. Ora che vivo qui posso usare la mia certificazione da operatore di capsule di perforazione senza tutte quelle ore di macchina da casa. Ok. Qua ci sono i libri. Qua c'è uno strumento. 300 di oro. Diamo un'occhiata in casa sua, eh. Qui c'è un altro strumento. Frutto grappa. Rimuove immediatamente una maledizione. Perfetto. Se cerchi un posto in cui dormire, mi dispiace. Nessuno è così folle da andarsene qui. Un operatore di capsule di perforazione può reggere fino a 80 anni. Quindi si libera qualcosa solo quando lo decidiamo noi. Ah, ok. Praticamente è una città morente. Torta PS large, perfetto. Continuiamo a dare un'occhiata in giro, eh. Di qua si esce. Mentre qui. E poi si è trasformato in un pezzo di baklava. La cosa più divertente a cui abbia mai assistito. Ok. Ah, di racconta storiali così divertenti. Ma come fa a inventarsele? Non me ne frega assolutamente niente. Qui ci sarà qualcosa da prendere, sicuro. Infatti. Torta difesa fisica. E basta.
che potevo anche non entrare. E possiamo uscire a questo punto. Ah no, possiamo entrare in questa stanza che non avevo visto. Ah, piantiamo, piantiamo. Frutto giuba, vai. Altro frutto giuba. Pianta. E possiamo prendere qualcosa. Messaggio ricevuto da Kerrin. Ok, sarà pronto il nostro Coromon. Sicuro, vedrai. Che non c'è niente di nascosto qui da prendere. Cioè, la stanza stessa ad essere nascosta. Ok. Semi nascosta, perlomeno. Usciamo da qui. E andiamo a prendere. Andiamo a parlare con lui. Ehi tu, viandante, da questa parte. Ho proprio quello che stai cercando. Forti, potenti, Slitherpin. Ascolta, comprane un'ora, ti svelerò un piccolo segreto su come farli evolvere più in fretta. Me la caverò. Non voglio spendere così tanto per uno Slitherpin. Tra l'altro, ha neanche uno perfetto da vendere. Le migliori fragranze in circolazione. Profumi di nobiltà. Profuma di nobiltà. Essenza repellente, proteica, paurosa, eterea. Coromon già feriti, Coromon di livello più alto. Beh, questo è ok, lo possiamo lasciare qui. Salve. Horus Hader di Spinner, se tu hai dell'oro. Qua costa tutto un casino, cioè costa davvero tutto troppo. Spinner dorato però, interessante. Qui c'è uno strumento, frutto sopo, ok. E vediamo un po' qui dentro. Questa dovrebbe essere casa di Arci, infatti. Ti fidi di un messaggio qualunque, mandato da uno sconosciuto? Non riesco a far finta di niente su una follia del genere. Riconosco una trappola quando ne vedo una. Fai come ti pare, ma non osare coinvolgere né me né qualcun altro. No, piange Arci. Salve, è questo il posto, giusto? Oh, sei arrivato davvero? Arci, chi è? È la persona di cui ti parlavo, quella che era all'ingresso del vallone dell'alba. Ho pensato che poteva essere utile avere un ricercatore duellante dalla nostra parte. Ancora non ho detto di aver accettato. Ancora no, è questo il punto. Lascia che ti convinca. Uno sconosciuto ci ha recapitato una lettera in piena notte. Questa persona crede fermamente di poter. Ecco. Arriva la parte interessante, di poter aiutarci a riaprire il sito di scavi del vallone dell'alba prima del previsto. Arci, questo misterioso benefattore potrebbe essere chiunque. Solo tu vuoi incontrarlo. Sì, beh, non ti è mai capitato di fantasticare su una cosa simile? Avere l'opportunità di agire, di tuffarsi in un'avventura eroica, è tutto così emozionante. Non c'è da preoccuparsi, mi assicurerò di agire in sicurezza. Non voglio fare niente di incauto senza i rinforzi. Che ne dici? Vieni con me, giusto? Beh, in effetti devo andare al vallone dell'alba, però. Perfetto, allora è deciso. La persona che ci ha mandato il messaggio dovrebbe essere all'interno del palazzo. Ma quel posto è pieno di guardie, più di quante tu ne abbia mai viste. L'unico modo per entrare sarebbe entrare nella caserma e prendere in prestito una delle uniformi delle guardie. Vediamoci lì in Glacial. La caserma delle guardie è a est nel giardino del palazzo. Ok. Est nel giardino del palazzo. Parliamo anche con Lena o Lina. Speriamo di poter tornare presto al lavoro come una volta. Ah, dici solo questo? Va bene. A strumento, richiamo Lux. Ok. Questo sovrano doveva essere un criminale. È stato arrestato. Ok, va bene, Glacial. Va bene, Coromon. Qui c'è qualcosa, sì. Torta combo, ottimo. Non si butta via niente, eh. Ok, ci ha detto di andare al castello. A est nel giardino. Cos'è? Nel giardino qualcosa. Vediamo un po' di andarlo a prendere quel giardino. Ah, di qua probabilmente bisogna entrare. Però prima andiamo a riprenderci il nostro Coromon nel centro addestratori. Eccoci qui. Vai.
È venuto benissimo, ecco il tuo Dugterra su un nuovo e sfavillante spinner. Ok, spargi la voce a tutti i manager dei piani alti che conosci. Difetti come questi non possono essere ignorati. Va bene? Quindi ora lui sta nello spinner di terra, ma ha perso lo strumento. O sbaglio? O me l'ha ridato? No, me l'ha ridato, è sicuro. Mi ha ridato lo strumento. Manciata d'oro, infatti. Diamolo. Al nostro Dugterra. Ora però sono curioso di far evolvere gli altri di Coromon. Sono davvero curioso. Allora. Lasciamo davanti Fiddly, che deve essere di livello. E andiamo a questo punto in questo villaggio. Qua non posso passare, vero? Questa è una zona riservata, cittadino, levati di mezzo. Va bene, stai calmo. A est c'è la caserma, mi ha detto. Psst, Rachel, da questa parte. È di nascosta, manco l'avevo vista. È ora di mettere in atto il primo passo del nostro piano. Vedi quella guardia che è lì di fronte alla caserma? Sì, la vedo. È il mio bersaglio. So esattamente cosa dire per fargli perdere le staffe. La farò allontanare dalla porta, poi toccherà a te. Appena la guardia non sarà più in vista, ho bisogno che corri dentro più veloce che puoi. Poi dovrai cercare con cautela di arrivare in fondo alla caserma. È lì che tengono le uniformi di riserva. Verrò a cercarti quando avrai trovato quello che ci serve. Sgattaiolare dentro la caserma delle guardie? Non ti sembra un po' azzardato? Sei sicura che sia l'unico modo per... Sì, è questo il piano, ed è perfetto. Se andassi dentro io mi riconoscerebbero subito, uniforme o meno. Quindi dovrai farlo tu. Cos'è quel muso lungo? Sarà divertente, vedrai. Ok. Aspetta qui e ammira la maestra dell'insulto all'opera. Cerca solo di sembrare naturale. Guardalo. Sei un talento nel sembrare naturale. Ma tra l'altro abbiamo ancora addosso l'asciugamano delle terme. Ehi tu, mi ricordo di te. Tua madre somiglia a un armado e tuo padre odora di frutto canulo. Va bene. Come se la ride Glacial. Immagino che non ci sia del tempo, no? Possiamo anche esplorare con calma e prendere eventuali oggetti qui. Che non ci sono. Infatti non sembra esserci un limite di tempo. Salve. Non devo farmi vedere da loro, vero? Oppure sono allenatori. Voglio provarci. Ehi tu, non dovresti essere qui. Ok, ci rimanda fuori. E prova. Ok, devo proprio non farmi vedere. Hop. Hop. Questo. Ok. Ora devo passare. No, mi hanno visto. Ok, interessante questa cosa. Però ce ne sono un bordello di questi tipi. Allora, passiamo di qui. Poi lui si gira giù e noi passiamo. Lui va avanti e indietro, così. Ok. Aspettiamo che vada giù. Ok. Buono. Passiamo di qui. Non dovrebbe vederci lui. Ok, non ci vede se siamo qui. Ora però dobbiamo scendere perché da lì non possiamo passare. Giù di uno. Poi freghiamo anche lui. Giù. Passiamo dietro questo tipo. Ah, lui guarda nel basso però. Ehi! Mi stava per vedere. Ok, devo andare in su e andare di là. Ok. Perfetto. No, questo mi vede. Ok, devo essere veloce una volta arrivato lì. Ad andare magari nell'angolo a sinistra. Riproviamo, riproviamo. Ah, da qui però riparto. Vabbè, ma allora è facile. Hop. Poi vado qui. Ah, mi vede comunque. Ok, perché lui fa proprio il giro. E non lo fa sempre nello stesso verso. Eccolo che arriva. Niente, devo essere... Qua mi ha visto proprio nel momento sbagliato in cui stavo camminando di lì. Ok, lui sta girando lassù, in questo modo. Ora lui si gira e vado qui. Prendo questo strumento. Ecco, mentre non mi faccio vedere gli rubo pure la roba. Poi mi metto qui, mi preparo. Ah, devo stare attento che quello non mi veda. E devo sgattaiolare via. Così, eh. Tac. Ok. Qui sotto non dovrebbero vedermi.
Ce l'abbiamo quasi fatta. Almeno spero. Ok. Mettiamoci qua su, così che non mi vedano. Non posso passare di lì, quindi devo andare per forza all'estero. Non posso passare su. Qui non mi vede nessuno, nemmeno qui. Ok. Questo però mi potrebbe vedere in un momento all'altro. Non sono qui. Non guardarmi. Ok, posso passare. Presa. Guardia per uno. Ok. Ora sei una guardia speciale. Ottimo, posso passare andando in giù ora. Ma se gli parlassi, con tutti questi letti, una battaglia di cuscini sarebbe epica. Ma sembrano così, tutti così tesi. Ecco cosa dicono le guardie. E tu, quanto prendi al mese? Gira voce che sia possibile trattare con Alon. Io sarei qui a sentire tutti i dialoghi. Alon ci ha detto di fare attenzione che non entrino intrusi. Ma chi avrebbe il coraggio di infiltrarsi in una caserma piena di guardie? Effettivamente, però usciamo dai, non stiamo troppo qui dentro. Cavoletti, la prossima volta non me la faccio sfuggire. Tu mi hai sostituito mentre ero via? Grazie mille, davvero. Ora ci penso io. Come se la sghignazza, Glacial. Ok, fatto. Ora, possiamo andare in teoria su? Psst, eccola di nuovo, dov'è? Ah, lì dietro, sono qua. Fase 1 completata. Proprio come dico sempre, il lavoro di squadra è imbattibile. Ma non possiamo stare qui a compiacerci, dobbiamo colpire ora. Dobbiamo entrare a palazzo e trovare il nostro contatto. Prima che i piani alti si accorgano di cosa stiamo facendo. Ascoltami attentamente, la nostra fonte ci ha dato un consiglio piuttosto speciale su come contattarla. Il cielo sembra super azzurro oggi. Beh, sì, il tempo da queste parti è fantastico, ma il consiglio qual è? Questo è il consiglio. La frase è un codice. La fonte ci ha detto di usare questa frase, così ci riconoscerà. Ok, me la ricordo. Io controllerò la situazione da quassù. Se succede qualcosa, mi assicurerò di avvertirti. Forza, riapriamo il vallone dell'alba una volta per tutte. Ok, quindi il cielo è super azzurro oggi, la frase è in codice. Oggettino, sì. Frutto fic. Vai, andiamo. Aspetta, ma qui c'è un altro strumento, torta PS. Forse anche dall'altra parte allora. Andiamo a dare un'occhiata veloce. Perché qui pensavo si entrasse, infatti sì, c'è una mossa istantanea, disabilità, vabbè, non mi interessa disabilità. Sarebbe utile da fare contro i leggendari in realtà, contro i boss. Cos'è quel verde intorno alle tue orecchie? Sei qui per l'addestramento come guardia di palazzo? Molto bene, entra pure. Perfetto, vamos. Gran palazzo. Il cielo sembra super azzurro oggi. Sicuro? Non mi piace parlare in servizio. Ok. Il cielo è sempre così bello qui ad Arudic. Lui sta provando a dire la frase in codice a tutti. Cosa c'entra il cielo con il fare la guardia al palazzo? Pensi che pioverà oggi? È tanto che non piove come si deve. Sì, cioè è inutile quello che sta facendo praticamente. Nessuno degli strumenti nascosti. Qui magari. Qui dentro vaso, sì, nel vaso. 400 di oro che non si buttano via. E uno strumento. Spinner argentato. Andiamo anche dall'altra parte. Qua. Altri due strumenti. Torta difesa fisica. E torta attacco fisico. Sei tu? Mi ricordo del cielo, quelli erano bei tempi. Caspita, quanto è durato questo turno? Ok, non sei tu. E tu questo lo chiami cielo blu? Non hai mai visto quello della mia città natale? Ok, va bene. Possiamo andare di qui. Strumentini? Nada. Ah sì, qua sì. Essenza proteica. Strumentino qui, sì, strumentino qui. Torta piccante, ok. E si può proseguire. Salve. Scherzi? Ma lo hai visto il cielo di recente? Va bene. Guardi il cielo mentre dovresti fare la guardia. Ma stai calmo.
Ok, di qua non c'è nulla. Salve. Sicuro, non mi piace parlare in servizio. Va bene. Spinner argentato. Il cielo è sempre così bello qui ad Arudic. Se lo dici tu. Vediamo cosa c'è qui. Sembra uno sgabuzzino con dentro uno strumento nascosto. Il cielo sembra super azzurro oggi. Cosa c'entra il cielo con il fare la guardia palazzo? Vabbè, anche i dialoghi qui iniziano un po' a ripetersi, giustamente. Non è che si possa essere sempre al top con ogni dialogo. No, che Coromon lo sia, per carità. Però. Allora, vediamo un po' dov'è questo tizio. Oggettino? No, oggettino no. Di qua non si può scendere. Tutto bene, collega? Sicuro? È lui, dai. Perché sì? Sì, lo è sicuramente. Il cielo è così azzurro per l'appunto che desidero discuterne in privato con te, proprio in questa stanza. Sono contento che qualcuno abbia risposto alla mia nota. Cose strane sono accadute in questo palazzo sin dal piccolo incidente di Alon. Un incidente? Nessuno conosce i dettagli. C'è stato uno schianto, un lampo di una luce blu abbagliante dalla stanza di Alon. Siamo corsi dentro, ma ci è stato subito ordinato di starne fuori. È da allora che sono iniziati dei cambiamenti. Nuovi orari di lavoro, chiusura del vallone dell'alba, spese folli. E forse il cambiamento più strano sono... Queste piante! Non ho mai visto una vegetazione così strana in vita mia. Sono stati piazzati in giro per il palazzo sin dal giorno dell'incidente. Alon e le nuove guardie del corpo entrano regolarmente qui e... Parlando di... Senti anche tu questo rumore? Devono essere loro, nascondiamoci! Dietro le colonne, va bene. Finalmente, aria fresca! L'ossigeno in questo ambiente è soffocante, assolutamente disgustoso. Perché non parli normalmente? Scusa, cattiva abitudine. Va bene, questo ci dà abbastanza tempo per arrivare al vallone dell'alba. Balliamo ancora una volta sulle note di questo linguaggio primitivo. Ok, loro sono i buboniani, sono quegli alieni che abbiamo visto anche precedentemente. Vedi, questo sì che era davvero strano, concordi? Quei due stavano lavorando a stretto contatto con Alon. Visitano spesso la sua camera. Ecco, dovresti andare nella camera di Alon. Ecco dove dovresti andare, nella camera di Alon. So che è successo qualcosa lì dentro. Per favore, scopri cosa sta succedendo, amico mio. Devo tornare alla mia postazione ora. È un miracolo se non si sono accorti della mia scomparsa. Ok. Non si può interagire con questa pianta. Non so se posso prendere degli oggettini nascosti qui dentro. Quindi sono gli alieni praticamente a piazzare in giro queste piante che producono il gas che loro respirano. Dato che noi non possiamo respirare, cioè loro non possono respirare l'ossigeno evidentemente. Vediamo se è di qua la sua camera. Eh sì, sono ovunque queste piante. Salve. Ehi, tu! Capitano delle guardie, ahia. Perché non sei nella tua postazione? Sto cercando. Ah, sta cercando l'addestramento delle guardie del palazzo? Allora hai sbagliato strada. Stiamo per iniziare la sessione di addestramento odierno. Vieni con me. Volevo prendere quell'oggetto, però. Che stai facendo? Io devo consegnare un messaggio a Alon prima. Ma che dici? Dovresti saperlo che non possiamo più entrare liberamente nelle sue stanze. Ora seguimi per l'addestramento. Le altre reclute devono essere ansiose di iniziare. Va bene, dobbiamo seguirlo, lo seguiremo. Ce ne hai messo 5 minuti in anticipo, questa è la regola. Devi prendere più seriamente l'addestramento, o non ti sarà mai permesso di unirti alle guardie di palazzo. Ok, iniziamo. Tutti voi avete fatto i compiti? Ormai tutte le nuove reclute dovrebbero essere in grado di eseguire la formazione 12 in modo impeccabile. Sì, signore! Questo è quello che voglio sentire. Bene, preparatevi a mostrarmi la formazione 12, al mio segnale. Via! La
nostro personaggio che non sa fare nulla, ovviamente. Che cosa significa questo? Non ho mai visto una formazione eseguita così male. Chi sei? Dammi subito il tuo codice identificativo. Il mio codice identificativo? Vediamo, dovrebbe essere 80085. Non è questo forse? Impastore! Per ordine dell'esimio, Alon, ti dichiaro in arresto! Aspetta, ti dirò la verità, sono qui per... Silenzio! Guardie, eseguire la formazione 66. Andrai subito nel blocco carcerario. Lì scopriremo chi sei e cosa ci fai qui. No, l'hanno preso davvero. Scortate il prigioniero nel dungeon? Cella 4, aprite! Perché ci hanno messo davvero in prigione? Va bene, Mascalzone, ci siamo! Non farmi aspettare, commetti un crimine, e ora decidi anche i tempi. Chiudi bene la chiave e falla sparire. Gettare via la chiave, signore? Abbiamo gli scanner dell'iride ora. È un modo di dire, assicurati solo che la cella sia ben chiusa. Ottimo lavoro, uomini. Riprendiamo gli addestramenti. Arrivo subito. E per te... Sarà Alon in persona a decidere la tua sorte, quando avrà tempo per te. Che secondo i miei calcoli dovrebbe essere... tra circa 6 anni. Se speri di trovare in qualche modo una via d'uscita, nessuno prima d'ora ci è mai riuscito, senza crepare prima di poterlo raccontare. Azza. Siamo finiti in prigione, letteralmente. È una tazza con dentro un liquido dall'aspetto discutibile. Dovrei berlo? Ecco, su questa decisione io concludo il video perché la prenderemo nel prossimo episodio. Grazie per aver seguito questo video, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!